Ciao a tutti, con estremo ritardo è arrivato il momento di parlare del make-up di agosto. Praticamente sono rientrata dalle vacanze da quasi un mese e ancora non sfascio la pochette per voi. La roba che è qui dentro, quando la uso e la rimetto dentro perché ci tenevo a farvi vedere, che poi mi scordo. Quindi ci tenevo a farvi vedere ovviamente la prima parte di agosto che è stata, come dire, sfruttata tramite i prodotti che erano qui dentro e poi alcune cose esterne. Quindi partiamo subito perché è pesante, quindi c'è tanta roba. Spero di non aver dimenticato di reinserire niente perché io qui a occhio non vedo nulla. Quindi partiamo subito. Agosto. Allora, ad agosto sono stata le prime 2 settimane in ferie e quindi sono tornata giù in Sicilia dopo tanti anni e quindi avevo la pochette delle cose che mi sono portata da casa. Poi, essendo che comunque ero in città e avevo un po' troppe possibilità di fare acquisti, un sacco di negozi famosi, poi vi farò vedere anche cosa ho comprato, perché ovviamente l'ho comprato e li ho utilizzati e continuo ad utilizzarli oggi. E molte delle cose nuove che vedrete nella seconda parte del video ce le ho addosso. E molte, non tutte, ma molte. Perfetto, andiamo subito. Allora, bronzer. Mi sono portata il Dior, che se non ricordo male è anche nel progetto smaltimento. Ho un po' di vuoto di memoria, però comunque le cose che scelgo per i progetti le utilizzo, perciò o me le ricordo o non me le ricordo. Eccolo qua, il bronzer di Dior, che fa più da cipria che scalda l'incarnato, perché purtroppo il colore è molto chiaro. E l'ho usata al di sopra del prodotto bronzer che vi farò vedere dopo. Un buon prodotto, mi piace. Devo sfruttarlo ancora di più perché a volte magari mi scoccia fare il doppio passaggio, mettere perché solo questo no, a meno che non ho voglia di truccarmi, quindi vado al volo con una base e lui. Però se mi sto proprio facendo una base completa, lui non mi basta, ho bisogno comunque di un bronzer che si noti o comunque non bronzer, una terra da contouring perché io le uso ancora. Quindi questo è ok. Allora, facciamo un po' di spazio perché io non vi dico in che condizioni di delirio ho questa scrivania. Ok, andiamo oltre. Pesco a caso come capita. Il coso di cui non ricorderò mai a vita il nome, 24 Hour Brow Setter di Benefit in Italia. Lui sempre con me. Al momento è l'unico che ho aperto, ne ho uno chiuso di Anastasia nella cassettiera, però finché questo non finisce, io sono una o due sopracciglia, non ho teste nascoste con altre sopracciglia da nessuna parte, quindi non posso sfruttarlo. Questi tipi di prodotti li sfrutto uno alla volta, non vale la pena aprirne tanti, e comunque non sono una che deve fare recensioni di mille mila prodotti. Io mostro le cose che uso per me e basta. A meno che capita quel momento in cui ho bisogno di acquistare, acquistare perché ho voglia di provare, allora vi faccio vedere tante basi, tanti ombretti, tanti rossetti. Di rossetti ormai non penso li vedremo più perché infatti non ne vedremo quasi nessuno di rossetto. Quindi il brow setter, 24 hour brow setter di Benefit, mi piace anche l'odore di Moncherie. Moncherie è buono, mi piace. Poi mascara, il Couche Mascara di Milk in Italia, la confezione mi è sempre piaciuta tanto, è questa cosa in metallo pesantuccia, la scritta è abbastanza delicata, non so se riuscite a vederlo, si sta rovinando tutta. Il mascara non è male, comunque quello che indosso adesso fa un bel lavoretto, non è extra volumizzante, allunga e colora bene le ciglia, non è il volume che piace a me, ma in ogni caso è un buon prodotto, lo sto sfruttando piacevolmente e niente di tanto grande da dover dire, un buon mascara. Se vi capita da Sephora prendetelo. Matita sopracciglia di Kat Von D, quando era ancora Kat Von D, questa era la Micromina Signature Brow nel colore light brown. Quando l'ho comprata pensavo, l'ho presa da internet, non mi sono messa a studiare il prodotto, pensavo fosse la micromina classica, invece vedete è questa cosa sottile e lunga e non so se ho reso nella descrizione, è molto 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 secca come matita, disegna proprio i peletti
proprio di quelle talmente naturali nel disegnare il peletto, cioè realistico, che ci vuole comunque un po' per farlo. E un po' mi secca, infatti non vedo l'ora che finisce e poi non la ricomprerò più. Anche perché adesso che i WD non so se poi le riformulano, le cambiano, non lo so. È un marchio che mi piaceva quando era Kat Von D, quando era tutto un po' gotico, adesso insomma. Matita di Charlotte Tilbury, sempre lei, si sta assottigliando, la voglio finire. La Barbarella Brown delle Rock and Call, le matite normali che insomma Charlotte Tilbury. Buona, non eccezionalissima. Mi piace il fatto che sia così morbida. Se uno deve fare una cosa un po' sfumata, un po' smoky, comunque riesce a farlo perché la matita è morbida, poi si fissa. Io qui ho un occhio molto lacrimoso, ho gli occhiali, ho gli occhi sensibili e qualunque cosa io metto, a parte la famosissima Wonderproof di Wycon che dovrò ricomprare perché l'ho tradita andando da, mi sono sporcata, da Acquasapone e prendendo la Scandalize di Rimmel, quella nera, e però alla fine mi sono resa conto che è più o meno come questa, buona ma non eccezionalissima, quindi dovrò ricomprare la Wonderproof di Wycon e sfatare il mito della matita. Perfetta, perché quella quando l'ho presa in edizione limitata era fantastica. Adesso che sono in permanente, ho il negozio a pochi chilometri da casa e non ci vado a prenderla perché Gabriele è così. Quindi questa non vedo l'ora finisca, buona, non eccezionale. Non ritengo di voler ricomprare matite di Charlotte Tilbury perché non. Allora, va bene osannare un marchio quando i prodotti sono buoni, non necessariamente quando il prodotto è normale, cioè voglio dire, è una matita normalissima. Normalissima, quindi non, i soldi che costa li posso spendere per più matite più economiche con la stessa qualità sui miei occhi, ecco. Non so, anche qui io ho il mio linguaggio molto, molto personale, quindi non so se avete capito. Qui abbiamo il caramello di Neve. Anche lei l'adoro, me la sono portata dietro. Ovviamente non mi sono portata dietro il temperino, quindi lo usate poco le matite in viaggio. Perché è rimasto qui sulla scrivania. Tra l'altro sta iniziando a fare un po' schifo, quindi dovrò buttarlo. Ma ne ho uno di Anastasia messo da parte da anni. Temperino di Anastasia che ho comprato per avere le spese gratis. Precisiamo. Questa è fantastica, io la uso di solito proprio qui sopra l'attaccatura delle ciglia, qua nella parte esterna, giusto per andare a intensificare un po' il contorno, perché non mi piace troppo marcato, troppo scuro. Anche lei mi è piaciuta tanto da quando ho iniziato a sfruttarla in questo modo, perché prima era sempre lì ferma nel cassetto. Mi piace perché è un colore che è fantastico. Aspettate però perché io vi devo far vedere un po' queste cose. Io ve le ho già mostrate tante volte, però ve le rimostro un po'. Ok. Allora, qui abbiamo la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury e qui abbiamo la Caramello di Neve. È una matita che. Si potrebbe usare anche semplicemente come base per gli occhi, si potrebbe utilizzare in qualunque modo. Io la uso così e sono contenta perché per il contorno occhi brillante com'è proprio no, no. Però in questo modo l'ho sfruttata tanto e l'ho sottigliata tanto. Ok, andiamo avanti. Lui, il mio fantastico migliore amico, l'antiocchiaie di NYX, che non proverò neanche più a chiamare per come si chiama. Nel colore Fair Dark Circle Concealer, l'ho fatto di nuovo, eccolo qua. Sempre più scavato, questo deve finire, ha da finire e basta. Poi, una volta che è finito, proverò a cercare qualcos'altro. Sicuramente o compro quello di Bobbi Brown o quello di Charlotte Tilbury, uno dei due. Mi vedrete una volta finito questo, perché o a meno che non si rovina, però per il momento è ancora buono. È molto molto scavato, chissà se riuscite a vederlo per davvero. L'estate uso solo lui e la cipria che vi faccio vedere adesso perché la pesco, perché ce l'ho a tiro, la vedo proprio. E lui è Brighten Up di Essence. Voi dovete sapere che lei, che è pure rotta, e la cosa di Dior, le ho inserite nella pochette, proprio alla cafona maniera, con questo elastico grande arrotolato. Cioè, le tenevo tutte e due così. È stato fantastico. Si staccava sempre, però è stato proprio una cosa raffazzonata da viaggio, fatta proprio con il cuore, proprio pensato. Quindi, d'estate io ho capito che mi piace tanto usare lui per andare a correggere proprio l'occhiaia e poi passare la cipria. Finito. Lei è la Brighten Up, sto cercando di allargare il buco quanto più mi riesce. Vorrei finirla.
è molto polverosa, quindi in teoria se la continuo ad usare sempre. Però ho comprato una cosa tra le varie cose acquistate di recente che non vi posso far vedere perché è di settembre, non è di agosto. Mi dispiace, ho fatto uno spoiler, dovete aspettare il mese prossimo. Quindi niente, spero comunque di finirla. Ma è un buon prodotto, io lei l'amo. Per essere un prodotto che costa poco e per essere anche aperta da anni, ancora fa la sua sporca bella figura. Quindi sono contenta di averla presa. Non è, ho altri di scorta perché comunque con... scusate, torno al prurito. Non è un prodotto che io smaltisco talmente velocemente e mi trucco così tanto da giustificare una scorta di lui. Poi Nabla, il Soft Revenge degli Skin Bronzing, questo freddo, bello per l'estate. Di solito quando appunto non uso il Dior da solo, faccio un po' di... più o meno contouring con lui, che si comporta bene, è proprio bello. Ovviamente se avessi una carnagione più scura, un po' più abbronzata d'estate, se io fossi una di quelle che si abbronza d'estate, lui mi sarebbe ancora meglio, però va bene lo stesso. Soft Revenge è il numero uno dei, che non vi ho detto neanche come si chiama, lo sapete, ma Dior Skin Mineral Nude Bronze. E vai. Insomma, è una accoppiata vincente. Tra l'altro mi piace. Questa linea forse è una delle poche che mi piace. Lui è l'illuminante che non mi sono portata dietro perché Gabriella non si è portata l'illuminante. Beh, mi piace così tanto che non l'ho portato. Poi mi sono portata dietro lui, il Lip Glow nel colore Coral. E l'ho usato una volta, una sola volta, però va bene. Insomma, meglio di niente. E siccome avevo paura di non riuscire ad utilizzare lui, alla fine, proprio mentre stavo uscendo di casa per partire, ho infilato lui, che è l'olietto di Kiko. Questo è agli sgoccioli, vi ho detto che ormai pesco i pezzettini di arancia, quindi non, penso che a fine anno, in base a come, quanto ce n'è, ormai è poco, non si capisce perché è tutto nei bordi, però verrà cestinato a fine anno perché ormai non è più cosa. Ho deciso da adesso in poi, che a fine anno tutto ciò che io voglio smaltire, se è finito, finito. Ovviamente roba vecchia, non roba nuova. Se non è finito, ciao, perché se no qua non andiamo più da nessuna parte. Lui è sempre una garanzia, mi è sempre piaciuto tanto. Ho trovato purtroppo per lui un degno sostituto, quindi non piangerò troppo la sua assenza a fine anno. Poi, primer. Ovviamente io ho lui, quindi è lo Smashbox 24 Hour, lui è fantastico. È sempre una garanzia, si comporta bene anche se adesso questo tipo di formula così siliconica, cerosa, non mi piace più tanto. In futuro vorrei provare quello di Anastasia o Eloise, insomma, questi molto, molto asciutti, ecco. Poi il glitter primer di NYX, questo per forza, non, ormai da quando l'ho scoperto, è un altro migliore amico. Oh, primer, questo è quello matte, mini taglia, ok? Quello di, il Pro Filter, mo stavo leggendo come si chiamava perché ovviamente sono profi, Instant Retouch Primer Soft Matte di Fenty, con un odore di zucchero a velo pazzesco, e le confezioni di Fenty somigliano molto a quelle di Clio. Questo lo sappiamo già. E soprattutto lui è tale quale ha un prodotto di Wycon che è uscito da poco, sempre per il viso. Comunque, ok, questo no, Clio è più calda, questo è più freddo. Ok, dopo aver fatto il paragone alla confezione, lui mi piace tanto. Lui l'estate prossima finirà perché è smezzato, adesso è stato sempre rovesciato qui nella pochette, quindi non si vede. È un buon prodotto, l'ho apprezzato tanto tanto, quindi devo dire che... non so se diventerà ufficialmente il mio primer opacizzante per l'estate, non lo so. Però se non dovessi incontrarne nessuno che possa pareggiarlo o superarlo, probabilmente mi vedrete comprare la taglia grande una volta finito questo e tenerlo come prodotto di fiducia, opacizzante, perché comunque si comporta bene, non secca, cioè è una specie di cremina idratante, tra virgolette, che però comunque mi mantiene abbastanza bene il make-up, non opaco, gessato, cioè il make-up rimane ordinato a lungo, insomma, mi piace tanto, non l'avrei detto, perché di solito non mi fido di questi prodotti. Ok,
Poi abbiamo Huda Beauty Matte Metal, Melted Shadow nei colori Drop Top e Double Pan Platte. Questo che era nel progetto, lui me lo ricordo che era nel progetto, l'ho utilizzato, mi è piaciuto, anche perché è molto veloce, vado in un attimo e ho gli occhi bellissimi. E il colore poi è un bel colore estivo e adatto ai miei occhi celesti, e quindi fantastico, insomma, non finirà mai perché per come mi trucco io, vi ripeto, ci vorrà una vita e mezza. Ho il cane beatamente addormentato, quando parlo lui è felicemente addormentato. Ho messo poi nella pochette il rossetto, il soft mousse, non mi ricordo come si chiama, di Makeup Delight con Cosmify. Questo è il numero 2, colore numero 2. Il nude tranquillo, quasi color labbra, il mio color labbra, quello. Ho scoperto che alla fine questo probabilmente, perché io ogni tanto faccio un giro dei rossetti e molti dei nude che prima utilizzavo ora non riesco ad utilizzare come un tempo. Per me prima erano i nude, adesso invece sembrano troppo colorati. Lui è rimasto fedele al mio pensiero iniziale, un bel nude. Riesco ad utilizzarlo e sono contenta. Quindi praticamente non si vede. Oggi non ce l'ho, un'altra cosa che vi farò vedere dopo, ma. Buono, mi piace. Poi, ok, fondotinta. Il fondotinta in polvere, siccome l'inverno scorso avevo comprato lui da usare in estate, il Studio Fix di MAC compatto nel colore NC20, il mio colore, perfetto. Se fossi una che si è abbronzata d'estate non andrebbe bene, dovrei prendere un NC qualcosa, 40, 30, non so quali sono i colori successivi. Un buon prodotto, ma. È una polvere un po' idratante, pur essendo in polvere è un po' idratante per la mia pelle, quindi se usavo una skincare di un certo tipo, usavo lui, il matte di Fenty, lui si comportava quasi bene, l'effetto era un po' satinato come lo vediamo qua, io sono abituata ai profondamente in polvere asciutti, che mi lasciavano un po' opaca, almeno qualche ora, dico. Lui invece in pochissime ore ero lucidissima ed era un parapolvere, quindi chiaro che non ho analizzato l'inci per vedere cosa c'era dentro, però è un po' idratante per me, perciò non è. Di solito io con un fondotinta in polvere, di quelli compatti, che bene o male hanno la stessa quantità, lui sono, penso, 10 grammi, quanti sono? C'è scritto. Sono sicuro. Ah sì, guarda, 15 grammi, era scritto qui. Di solito ci faccio due estati e questo non finirà né ora né mai perché è a malapena scalfito, ok? L'ho usato veramente poco, non mi sono quasi truccata l'estate, preferivo non metterlo e fare soltanto gli occhi, per dire. Quindi vediamo, vediamo. Lo desideravo da quando MAC era il marchio che andava di moda più di tutti. Niente. Ultimo prodotto make-up, poi passiamo un po' a pennelli, accessori, eccetera, eccetera. E lui, lei, la palettina Camel Palette di Natasha Denona, questa da 5 colori, non la mini, ma le classiche. 5 colori, anche lei, una o due volte l'ho utilizzata, con estremo piacere in realtà. E alla fine è una garanzia, pure se non utilizzo gli shimmer, gli opachi. Si comportano bene, mi piacciono tanto. È forse la palettina di Natasha Denona che utilizzo di più in assoluto, anche se non si nota perché ovviamente la mia quantità di make-up è sempre nell'arco della settimana veramente limitata, quindi non si noterà mai il grande utilizzo, ma vi garantisco che è quella che utilizzo di più di tutte. Ok, allora passiamo agli accessori. Quest'anno ho acquistato un po' di pennelli proprio pensati per portarmeli in viaggio e quindi ho preso questo duo di Real Techniques. Oddio! Allora, abbiamo il Mini Expert Face Brush che ho utilizzato ovviamente per il fondotinta e abbiamo il Mini Multitasking Brush che ho utilizzato per il bronzer. Ok? Questo duo è fantastico per l'estate, per quando viaggio mi piace tanto e devo dire che. Non avrei detto, piccola nota negativa, ci sono peletti che escono, sono fissi, però sono tagliati male. No, 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 brutta, brutta cosa. Lui invece è perfetto, si comportano bene, questo mi piace per il bronzer.
molto bello. E lì per il fondotinta pure. Io poi prima di andare in viaggio l'ho provato sui vari fondotinta che avevo, quelli liquidi, cremosi, compatti. Con tutto quello che ho e si comporta benissimo con tutto, anche con la polvere, quindi è un bel duo di cui mi posso fidare quando vado in viaggio. Per gli occhi non ho trovato niente di carino e corto, perché Real Techniques non li fa corti così da viaggio, quelli da occhi, almeno io non li ho visti. Quindi ho preso un set di Eco Tools. Io i pennelli doppi non li utilizzo mai perché mi danno fastidio, però per il viaggio. È stato anche lui, anche loro si sono comportati bene. Sono sporchi di qualcosa. Allora, anche loro li ho utilizzati nel mese di luglio per provarli e devo dire che non sono niente male. Avrei detto che non si sarebbero comportati bene perché sono comunque prodotti doppi, prodotti che comunque non costano tantissimo. Invece, devo dire che tutto sommato sono stati dei bei prodotti. Allora, questo si chiama Blend, quindi l'ho utilizzato per le sfumature. Lui lo smudge per effetto smoky, molto bello. Io adoro questo tipo di pennello qua, lo adoro tantissimo. Poi abbiamo il cagnolino che vuole andarsene, quindi ora mi sta tampinando qui sotto. Peppino, aspetta un attimo. Resisti un po', che ho quasi finito. Non è vero, però ho quasi finito. E, shade, con lui applicavo gli ombretti. E poi abbiamo Define, e questo l'ho utilizzato forse mai perché non è un pennello che utilizzo, però in ogni caso se gli altri sono stati buoni sarà buono anche questo. E loro li ho acquistati su Lookfantastic, però Eco Tools si trova un po' ovunque, anche su Amazon, su Ecoverde, se non sbaglio anche Ecoverde vende o vendeva Eco Tools. Buono, davvero buono, sono piacevolmente sorpresa, non l'avrei detto. Poi, siccome sapete che io ho comprato questo prodotto per la base di Chanel, è uscito con lui, viene venduto con il pennellino. Ho scoperto che il pennellino mi piace, è fantastico e lo adoro per il contorno occhi. E dato che ovviamente con le unghie non riesco a prelevare più con le dita questo qua di NYX, il correttore, top. Anche il correttore che ho oggi, che non è lui, l'ho steso con lui, è fantastico. Fantastico. Ora diventerò un'assidua adoratrice di questo prodotto, così mi farò una collezione strepitosa di pennellini per il contorno occhi. Non lo fanno, no. Comunque lo sto adorando, anche perché è piccolino, cioè io non so come pensano di poterlo far utilizzare per il viso, un prodotto che poi ha delle. Che stai facendo? Aspetta. Che ha delle palline che poi si devono rompere, è così piccolo, cioè. È perfetto per il contorno occhi, quindi grazie Chanel. E l'ultimo prodotto della pochette, quindi dei primi settimane di make-up, è il profumo. Lui è di questi di Sephora, della linea di Sephora, il Do Not Drink, è il vaniglia e fiore di sale. Io adoro la vaniglia d'inverno, l'adorerei anche d'estate, però d'estate mi pesa. Con questi fiori di sale, e io adoro anche i profumi al sale e marino che fanno molto estate oltre al Monoi, la combo è fantastica, è fantastica. Allora, siccome il mio pepino sta smaniando per uscire, dato che ho finito la pochette, quindi le prime settimane, sì, arrivo, amore, arrivo, interrompo, rifaccio play con i prodotti che ho acquistato nel mese di agosto e che quindi ho utilizzato fino a fine mese. A dopo. Cioè, tra un secondo. Eccoci qua. Allora, questa è la seconda parte appunto del video in cui vi mostro un po' di acquisti, perché chiaramente io ero proprio a Palermo città e lì c'è tutto. Tutto ciò che io qui non ho. Per esempio, c'è un Sephora gigantesco con molti marchi, molti stand che io a Chieti mi sogno, me li sogno, ma neanche. E quando si entra, c'è Charlotte Tilbury davanti all'entrata. Ora, secondo voi, l'ho lasciato perdere? Ci ho provato. Ho swatchato alcune cose. Ho swatchato il bronzer in polvere, perché quello in crema non mi ricordo se c'era. Tra l'altro, lo stand di Charlotte Tilbury, precisiamo, è un mini stand di quelli piccoli, con solo i best seller.
le cose più vendute, più di moda, la linea Pillow Talk. Allora, c'erano i rossetti, non so se erano tutti, ma erano tanti, quelli ci sono. E i fondotinta, ovviamente il nuovo, il Beautiful Skin, c'era in varie tonalità, non so se erano tutte perché non mi sono interessata, né dei rossetti mi sono interessata, però adesso ve lo dico. E ho visto la palette Pillow Talk, l'ho vista dal vivo. Purtroppo l'ho vista dal vivo. Allora, io spero di aver messo qui tutto ciò che ho comprato ad agosto, perché sono stata brava con la pochette a non smontarla per ricordarmi, però con gli acquisti. Quindi speriamo di aver. Ovviamente io gli acquisti vi faccio vedere solo quelli che ho utilizzato, perché non ho fatto un video haul, quindi insomma consideriamo anche questo particolare. Perciò da Charlotte Tilbury ho swatchato un po' qua, un po' là, ho visto appunto il bronzer in polvere, il padellone, e era esposto solo il colore medium. L'ho swatchato ed è chiaro. Io se avessi comprato online avrei preso il Fair, ma quello secondo me sarebbe una cifra tipo il Dior che vi ho appena fatto vedere. Cioè, non, meno male che ho avuto la possibilità di vederlo, perché se dovessi decidere di comprare il padellone di Charlotte Tilbury lo comprerei nel colore medium, il secondo. Ed è una cosa per me impensabile, perché io ho la pelle bianca, sono una mozzarella. Perciò alla fine che hai fatto, Gabriele? Che cos'hai comprato da Sephora? La palette che indosso. La indosso adesso. Vi devo dire che ho molte cose da dire, vi devo dire. Ho preso la palettina, il quad Pillow Talk, la Luxury Palette Pillow Talk. Questa è la palette, è già abbastanza utilizzata perché comunque sì, la sto utilizzando. Anzi, vi dirò, siccome non ho molta voglia di fare grandi cose, vistose sugli occhi, la sto utilizzando tanto. Praticamente utilizzo solo lei e un prodotto di MAC che ho pure comprato in quei giorni. No, lo stesso giorno forse, perché c'è un centro commerciale dove c'è da un lato il Mega Sephora e poi c'è il MAC, poi c'è NYX. Da NYX non sono entrata perché in quel momento non avevo bisogno né voglia di spidocchiare, perché poi da NYX le commesse sono avvoltoi, molto più rispetto agli altri negozi, quindi se ci vado ci vado perché ho davvero qualcosa da prendere. Allora, parliamo di lei. Io di Charlotte ho questa palette qua, la Easy Eye Charlotte Darling Look, Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look, la prima di queste lunghe, così, questa qui per intenderci, che io adoro, ok? L'adoro, la formula è bellissima, sono molto più pigmentate di questa, perché questa è uscita prima, questa è uscita un sacco di tempo fa rispetto a lei, e ho notato. Non so se, ma non può essere la tonalità. Allora, Charlotte Tilbury ha questo mood elegante, soft nella pigmentazione. Non è Anastasia, non è Norvina, ok? È proprio un mood diverso di stile, ok? Quindi partiamo dal presupposto che è un po' Dior, un po' Chanel, quel mood un po' più elegante, sofisticato, ma non eccessivamente vistoso. Però quando io mi trucco con questa, non ho la stessa sensazione di quando uso lei. Cioè, questi mi sembrano, a parte leggermente più secchi come ombretti, ma meno pigmentati di questa nuova. Nuova, questa è anche uscita da 2 o 3 anni, però della Easy Eye Palette. Quindi questo un po' mi ha fatto storcere il naso. Il pop, il colore pop, cioè quello brillante, è praticamente una base. Leggerissimamente colorata ma con glitter, cioè sono glitter fondamentalmente il pop e non avevo capito, cioè io pensavo fosse un ombretto shimmer glitterato, in realtà è proprio un pop di glitter. Per il resto, vedete, ce l'ho addosso adesso, è molto delicata. Io ho usato tutti e quattro gli ombretti, oggi ho fatto proprio il trucco base con tutti e quattro gli ombretti per farvelo vedere meglio. E quello che mi piace tanto è quello che lei chiama appunto primer, prime, l'uno prime, che è un rosino, è un satinato, ma questa satinatura, se io usassi lui da solo, sarebbe comunque molto bello. Cioè, ha proprio quel senso di occhio sano. Spero riuscite a vedere qualcosa. Poi abbiamo il numero 2 che Charlotte definisce Enhance. Questo è quello che uso di meno, di cui mi interessa di meno. Oggi l'ho utilizzato, ma
visto così si vede, ma sull'occhio no. Ok, sull'occhio io ce l'ho. L'ho messo nella piega qui, ma voi vedete qualcosa? Ok, poi un dito pulito. Il numero 3, smoke, che è quello che alla fine utilizzo nella parte esterna. Oggi ce l'ho nella parte esterna e si nota un po'. E poi abbiamo il pop glitter. Vedete, non ha una base colore evidente, è glitter perché deve andare a fare il pop. Io vorrei sapere se le palette, quelle che sono tutte pop, cioè quattro colori pop, sono quattro ammassi di glitter, giusto? Eccolo qua. Non è rosino, è un rosa, è il tipo di rosa che utilizzo io e non l'ho mai capito, altrimenti l'avrei già comprata tempo addietro. Così come il rossetto, ho swatchato Pillowtalk il rossetto ed è praticamente simile a Sugar High di Marc Jacobs. Sapete che io non sto più utilizzando il duo matita e il rossetto di Marc Jacobs perché essendo che non c'è più il beauty di Marc Jacobs, quelli me li tengo come gioiellini, anche perché era anche mini, versione mini. Pillow Talk è praticamente Sugar High di Marc Jacobs, quindi io amo Marc Jacobs Sugar High come rossetto, è un rosa pescato carne, è un nude pescato, nude rosa pescato, ok? Sto perdendo la voce, top. Quindi Pillow Talk richiama quel tipo di rosa lì, perciò per me va bene. La matita è molto più, molto meno pescata, un pochino meno pescata rispetto al rossetto, però comunque sia stiamo lì. Quindi probabilmente comprerò il rossetto Pillow Talk se dovessi avere voglia di rossetto. E lui anche, lei la palette, come vedete non è rosino bambina o rosino e basta, è un rosino caldo, tendente al carne, tendente, quello è un po' quello che MAC chiama rosa sporco, per intenderci. Quindi è bella e la sto usando tanto, però nonostante tutto, non so, mi aspettavo, non so, mi aspettavo di più, ok? Invece è una qualunque palette con un costo piuttosto grande, ok? E non sono entusiasta, ok? Non è scattata quella, oh mio Dio, che bella! Cioè, quando ho usato questa, ho detto, bella, bella, bella. Ok, allora The MAC ho comprato qualcosa più o meno in linea, non è proprio identico, ma in linea. Avevo voglia di un paint pot, non li ho mai avuti. Sono andata diretta in negozio. Io non parlo mai con le ragazze che lavorano nei negozi perché mi stressano, mi devono vendere cose. Io invece devo guardare ciò che mi piace e sceglierlo da me. Però, siccome andavo di fretta in quel momento, io volevo un paint pot, vado dalla tipa e gli dico: voglio un paint pot. E lei mi fa vedere quelli che c'erano disponibili, ce n'erano pochi. Addirittura c'è un colore che non mi ricordo se si chiama Boogie, che è praticamente il blue brown fatto paint pot e non sapevo ci fosse, cioè non mi ero mai informata. Così ho preso il Vintage Selection, un rosino grigio satinato, molto bello. Anche lui, indossato da solo, fa lo stesso effetto del Prime. Il cane sta provando a rientrare, ma vi pare che io lo faccio rientrare? Adesso l'ho fatto uscire. Di questo qua, c'è un occhio bello, sano, solo che è, lo devo usare di qua, che ho le dita pulite, è più freddo. È molto, molto bello. Molto, molto, molto bello. Devo dire che anche lui mi è piacevolmente stupito, me li aspettavo più secchi come formula, invece è cremosissimo, si stende benissimo e... Non so come ho fatto a vivere senza in tutto questo tempo, non lo so. Però è molto bello. Di solito lo uso come base al di sotto di Pillow Talk, perché mi piace per dargli una chance, per utilizzarlo il più possibile, perché comunque sia, vedete, è molto chiaro. Lui con un marroncino nella piega ha fatto un trucco. Cioè, l'ho utilizzato anche così quando ero giù a Palermo, quindi vi dico che... Si comporta molto molto bene. Poi da Sephora ho preso. Ah, torniamo da Sephora. Torniamo un attimo da Sephora perché ho dimenticato il prodotto che ho sulle labbra. E non l'avevo mai avuto, non l'avevo mai provato. Era nelle mini taglie proprio vicino alla cassa. Lip Injection di Too Faced, quello classico, quello classico, insomma, trasparente. È diventato il degnissimo sostituto del Kiko che ora è sommerso qui. Ce la fa, aspettate, ce la faccio, prometto, senza far danni. È diventato il degno sostituto di lui. La prima volta che l'ho indossato mi stavano esplodendo le labbra, andavo proprio a fuoco, stavo morendo. Dalla seconda volta in poi l'effetto,
l'abitudine di sapere già com'è, oppure così, non lo so come funzionano questi prodotti, già lo sento di meno. Ma che bello che fa, che un bel effetto sulle labbra. Devo dire che non... beh, ora sto parlando, se n'è andato. Ma è un lucido trasparente, senza troppi giri di parole. È un profumo. Un profumo. Mamma mia. Di frutta. Bello. Bello. È trasparente, non è niente, ma è bello. Mi piace tanto. La serie 4 l'ho preso pure. Non l'ho mai avuto. Sono anni che è uscito. Anni, secoli. Fenty Beauty ci ha aperto la sua serie di prodotti, cioè l'ha proprio lanciato insieme ai prodotti iniziali, il Fenty Glow. Questo credo sia taglia grande, non è mini. Il Fenty Glow. Quanto è bello pure questo Fenty Glow. Non ve lo faccio vedere per semplicemente perché ce l'avete tutti, ce l'avete avuto tutti. E l'unico problema è che secondo me questo applicatore preleva troppo, troppo prodotto. È troppo il prodotto che applica. Io, mamma mia, anche lui ha un buon odore di, non lo so, di frutta. E, a parte il fatto che preleva troppo prodotto, è bellissimo. Questo velo aranciato sulle labbra mi piace tanto. Poi è proprio il prodotto in sé, è molto, non è di quei glossini sottili. Anche questo di Too Faced è molto sottile come forma. Lui è più pesante, ma comunque si vede più proprio specchio sulle labbra. Lo sapete meglio di me, io arrivo col treno espresso, come al solito. Quello lento, però bello, bello, bello. Sono contentissima. Poi che cosa abbiamo preso? Ah, ok, ho ricevuto in beauty adoption dai parenti giù il primer di Too Faced, il Shadow Insurance, anche questo vecchio come il cucco esiste da anni e secoli, io lo provo solo adesso, e diversamente dal Smashbox che ho io, è più una cremina, ok? Mentre il Too Faced che ho io è proprio siliconico, è proprio silicone, lui è più una cremina, quindi dà meno l'impressione di avere un ammasso di silicone. Si comportano più o meno uguale, cioè non noto grandi differenze tra Smashbox e Too Faced, quindi si comportano bene entrambi. E lui è leggerissimamente uniformante, essendo una cremina, vedete, una cremina colorata, però non è che faccia una base completamente colorata, ok? E non è male, non è male. Lo sfrutterò finché sarà utilizzabile, sia lui che lo Smashbox. Cercherò di alternarli, perché anche qui io sono una, tocco solo me, quindi avere tanti primer per gli occhi non ha molto senso. Anche perché ci vuole poco prodotto e ci vuole una marea di tempo per smaltirlo. Ok, allora, ah, ok. Pezzo finale, finiamo col botto, perché penso di non avere altro di cose acquistate che ho utilizzato. Da quando NARS ha detto che il Laguna Cream Bronzer sarebbe riuscito anche quest'anno. Io sono stata tutti i giorni a tampinare Sephora, NARS Italia, Sephora, NARS Italia, Sephora, NARS Italia, social di NARS. Non usciva, non usciva, non usciva. Ma questi quando lo fanno uscire? Un bronzer ha profumo di Monoi, Madonna. E, spoiler, l'ho comprato. Ho detto, ma quando lo fanno uscire? A fine estate? Lo vogliamo usare in estate noi. 2 regioni prima di Ferragosto, io ero ancora giù in Sicilia, arriva la notifica e io mi chiondo sul telefono, vado su NARS Italia, Laguna 1 già esaurito. Ma cos'è? Ma siamo matti? Siamo matti? E io volevo prendere Laguna 1, allora siccome su Sephora credo non sia ancora uscito da Sephora Italia, almeno io non l'ho visto, se c'è ormai non mi interessa più, ma comunque da Sephora Italia esce sempre dopo rispetto a NARS Italia, al sito di NARS italiano, insomma. Non... E quindi ho preso, mamma mia, aspettate che devo sniffarlo. Mamma mia, l'ho preso su Lookfantastic. Questo è Laguna 1. Laguna 2 sarebbe il Laguna originale in polvere. Questa è una versione più chiara e poi ci sono gli altri Laguna successivi più scuri. È quello che indosso oggi. Sopra c'è solo spolverato un po' il Dior, ma fondamentalmente è quello che indosso oggi. E meno male che ho preso il Laguna 1 perché per me va bene. Io non mi abbronzo. E i fondotinta che ho sono o leggermente più chiari o leggermente più scuri del mio tono di pelle. Quindi comunque sia ci stia. Sto morendo. Adoro. Aspettavo più secco. Aspettate che sto morendo, scusate. Ok, sono sopravvissuta. Non so se ho scampato totalmente la morte per soffocamento, ma ci proviamo perché tanto ormai ero arrivata alla fine. Allora, sto piangendo. Laguna. Cream
Cream bronzer di Nasser. Se mi seguite su Instagram lo sapete già cosa penso di lui. Sono con un capello si è entra... No, vabbè. Un prodotto che mi ha piacevolmente stupito per il colore, perché ho fatto bene a prendere l'uno. Spesso capita che se prendo colori più chiari, top. Tipo, se avessi comprato appunto Charlotte Tilbury in polvere, avrei preso il più chiaro, Fairlight, non mi ricordo come si chiama, e sarebbe stato troppo chiaro. Quindi... tramite internet sembrava chissà quanto grande come prodotto, ma in realtà è piccino piccino. Dentro ci sono 19 grammi di prodotto piccino e non finiranno mai. È cremoso, me lo aspettavo, essendo un cream to powder me lo aspettavo molto più asciutto, invece è bello cremoso, si sfuma, però lo sfumo bene con il pennello, i pennelli quelli tipo questi così. Ho provato con la spugnetta ma non mi piace l'effetto con la spugnetta, lo preferisco col pennello. Bello, 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 lo sto ancora utilizzando. Questi prodotti che ho acquistato li sto ancora utilizzando adesso a settembre, quindi li rivedrete al make-up di settembre, al video del make-up di settembre, e vi parlerò ancora meglio perché li sto continuando a sfruttare. In ogni caso adesso, ciò che vi dico adesso è già un'impressione settembrina, perché li sto utilizzando, però vi devo dire che sono contenta. A volte gli acquisti che faccio mi piacciono. Questa è una bella cosa, considerando che anche questo costa, mi sa, sui 40 euro. Non mi ricordo più quanto è costato. Su Look Fantastic, ve l'ho detto, sì, l'ho preso su Look Fantastic. Quindi, niente, questo è tutto. Ho fatto un video, non so quanto è durato perché ho spezzato 3 volte, ma sicuramente più di mezz'ora, forse 40 minuti. Il video d'agosto è lunghissimo e niente, ci vediamo prossimamente per il progetto smaltimento, perché siamo quasi arrivati al 21 di settembre, quindi il 21 di settembre scatta l'autunno e noi siamo pronti per fare il nuovo step del progetto smaltimento. Quindi se vi interessa continuate a seguirmi e cercherò di essere più solerte a pubblicare cose anche su Instagram, quindi se volete mi seguite anche su Instagram, il link di Instagram è sempre qui sotto. In tutti i video cerco sempre di ricordarmi almeno quello di inserirlo, tutto il resto lo scordo, però il link di Instagram c'è, quindi seguitemi se vi va. Ma niente, quindi io vi saluto, è stato un piacere parlare e soffocarmi per tutto questo tempo, e quindi ciao. Ciao.